Buongiorno a tutti ragazzi, qui Erzatto, siamo su GTA San Andreas con un nuovo episodio dei Misteri e Stranezze. Ci troviamo in pieno territorio Ballas, infatti andremo dal barbiere. Adesso vi mostro dove esattamente si trova. Proprio qui, vicino alla pizzeria dove si va con Ryder nelle prime missioni. Eccoci qua, entriamo dentro e ciò che bisogna osservare è proprio il barbiere stesso. Infatti ha una somiglianza davvero marcata con Morgan Freeman. Come potete vedere, celeberrimo attore, di sicuro avete visto dei film con la partecipazione appunto di Morgan Freeman. È impossibile che così non sia stato, a meno che non siate vissuti senza aver mai visto un film. È davvero famosissimo e dunque questo barbiere, insomma, stranamente sarà un cugino, un gemello di Morgan Freeman. Fra l'altro, sempre all'interno di questo barbiere è possibile vedere questi quadretti con queste fotografie e non sarebbero altro che i Jackson 5, la band in cui diede inizio la sua carriera musicale Michael Jackson. E fra l'altro questa band ha anche fatto la canzone che la Nutella usa in uno degli spot, oltre ovviamente ad essere davvero una band eccezionale, dopatissima, di musica di alto livello. Io direi però di passare dunque al prossimo riferimento. Ci troviamo a Santa Maria Beach, esattamente qui, eccoci, e ci sono dei negozi alquanto anomali. Il primo è San Ofa Beach T-shirts and Shit. San Ofa Beach suona simile anche a San Ofa Beach, nel senso di figlio di puttana, non figlio di spiaggia, e T-shirts and Shit vuol dire magliette e merda. Ecco, dunque questo è un negozio, diciamo, molto particolare, un po' offensivo verso i propri clienti. Però vabbè, oh no, cazzo. Arrivano sempre questi Ballas a rompere le balls nei video. Ogni video c'è un Ballas. Andiamo ad ammazzarlo prima che ci ammazzi lui. Guardate quanti soldi, incredibile. Oddio, ne sono arrivati altri, che balls. Oh, non è possibile, non si riesce a fare un video senza i Ballas. Qui vabbè, abbiamo una pizzeria. Qui abbiamo il morto messicano. Insomma, è talmente piccante questo ristorante messicano che porta alla morte. Questo è il significato dell'insegna. E poi qui abbiamo hippie art shit, che vuol dire letteralmente arte merdosa degli hippie. Sappiamo benissimo che la Rockstar non apprezza gli hippie, infatti li prende sempre in giro. Abbiamo visto forse anche nell'episodio precedente con hippie shop. No, hippie shopper, vabbè, qualcosa del genere. Comunque non vanno a genio alla Rockstar. Ci troviamo sempre a Santa Maria Beach, un luogo ricco di easter eggs e riferimenti. Questo è quello che ci interessa, questo bidone, avete capito bene? Un bidone a forma di ippopotamo che è identico ai bidoni che si possono trovare nel videogioco Manhunt, sempre della Rockstar Games. Gioco violentissimo, ne abbiamo già parlato diverse volte, sono davvero tanti riferimenti a questo gioco che ha fatto anche un po' la storia appunto della Software House. Prossimo easter egg, ci troviamo sempre appunto a guardare i negozi di Santa Maria Beach e troviamo questo qua, il Substandard, esattamente qui. Ebbene, il Substandard ha lo stesso logo in pratica del Subway, noto marchio appunto. E dunque Subway, fra l'altro, mi pare ci sia un riferimento su GTA 5 adesso. I colori sono quelli, il nome è simile, dunque è chiaro il riferimento. Adesso invece passiamo a qualcosa davvero di molto interessante e importante proprio a livello di trama del gioco. Ci troviamo alla stazione di polizia di Los Santos. Per vedere l'ultima cosa di questo video, davvero molto corposa però, dovremmo entrare nel garage dei veicoli sequestrati, che si trova sul retro, è accessibile dal retro. Vedete, io qui ho scavalcato e adesso entriamo appunto con tanta nonchalance, anche nella realtà ovviamente si può fare così senza avere nessuna ripercussione legale. E in fondo all'angolo, come vedete, c'è un pestaggio in diretta, ragazzi. Infatti sono due poliziotti che pestano un cittadino. Questo pestaggio è un chiarissimo riferimento a quello di Rodney King, avvenuto il 3 marzo 1991. Infatti questo tassista afroamericano fu pestato dai poliziotti dopo essere stato fermato per eccesso di velocità. Questo fu un caso scandaloso, infatti i poliziotti poi furono anche indagati, però furono assolti. Ecco, vedete, questo è proprio uno spezzone del video del pestaggio, vi lascio il link al video completo in descrizione. Diciamo, questi poliziotti furono assolti clamorosamente, nonostante, come vedete, il pestaggio è netto e Rodney King era a terra, quindi non c'era motivo di pestarlo. E questi fatti portarono alla rivolta di Los Angeles nel 1992. Veramente ci furono tanti incendi,
altre botte fra poliziotti e cittadini, perché appunto la comunità afroamericana insorse di fronte al maltrattamento ricevuto da Rodney King. Rodney King fra l'altro è morto nel 2012. E insomma, davvero, quindi, fra l'altro, il finale di GTA San Andreas, no, che ha tutte quelle missioni con la rivolta appunto in città, è ispirato appunto alla rivolta di Los Angeles, che avvenne dopo appunto il pestaggio di Rodney King. Io spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Vi ricordo che in descrizione trovate il link a tutto, Instagram, Facebook, Twitter, Ask, proprio tutto quello che volete. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!